Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Celebriamo quest'oggi una festa solenne per questo santuario, dedicato certamente alla Addolorata, ma che vive anche la sua festa compatronale nel Sacratissimo Cuore di Gesù. Quindi celebriamo questa Santa Messa mettendo a centro il cuore di Cristo e vogliamo abitare in questo cuore da peccatori, da gente che ha bisogno, da gente che non è perfetta, ma per questo siamo qui. Riconosciamo i nostri peccati. Tu che porti a compimento la storia della salvezza, Kyrie eleison. Tu che nella Chiesa rinnovi il patto di alleanza con il popolo della promessa, Kyrie eleison. Tu che sei il passato, il presente e il futuro del mondo e della storia, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Preghiamo. O Padre, che nel cuore del tuo dilettissimo Figlio ci dai la gioia di celebrare le grandi opere del tuo amore per noi, fa che da questa fonte inesauribile attingiamo l'abbondanza dei tuoi doni. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Alleanza Civile. Giovi. Lettura del libro del Deuteronomio. In quei giorni Mosè parlò al popolo dicendo: tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo popolo particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli, siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha riscattati, liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del Faraone, re d'Egitto. Riconosce dunque il Signore tuo Dio. Egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l'alleanza e la bontà per mille generazioni con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti, ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendoli perire. Non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente. Osserverai dunque, mettendoli in pratica, i comandi, le leggi e le norme che oggi ti prescrivo. Parola di Dio. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e di misericordia. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Benedicimi, Padre. La parola della nuova alleanza ci illumini, ci giovi a salvezza. Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri, come anche Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. Dico infatti che Cristo è diventato servitore dei circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le promesse dei padri. Le genti invece glorificano Dio per la sua misericordia. Parola di Dio.
Benedici mio Padre. Signore, sia nel tuo cuore e sulle tue labbra perché tu possa annunciare degnamente il suo Vangelo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo il Signore Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Consigliabile sedersi per la predica, sì. Quello che vorrei dire in questo momento, in questa liturgia solenne, è una premessa e tre spunti dalle tre letture della parola che abbiamo ascoltato, perché questa parola protagonista l'avete vista portata solennemente in processione, declamata da Padre Gianni dall'alto del pulpito. È questa parola, l'unica parola importante per cui siamo qui. La premessa riguarda questa festa del Sacro Cuore. Quando ero ragazzo, anche da giovane seminarista, mi chiedevo: ma perché il cuore? Perché questo particolare anatomico, fisiologico della persona di Gesù riceve tutta questa devozione? Anzi, come qualcuno l'ha definita, dopo la Madonna è la devozione più importante, perché rimanda direttamente a Gesù, al suo dono d'amore, al suo cuore trafitto per amore. Come mai? Perché nella Bibbia, poi ho scoperto, nell'originale ebraico si parla ad esempio anche dei reni, che sono importanti, il fegato, si parla del Signore che rende attente le mie orecchie, addirittura il profeta elogia la bellezza dei piedi di chi porta un lieto annuncio. Perché il cuore riceve questa importanza ed è l'organo più importante di Gesù? Perché il cuore nella Bibbia
non come per noi, il cuore non è soltanto l'organo che pulsa, che preme il sangue nelle arterie e nelle vene. Il cuore non è nemmeno soltanto il luogo dei sentimenti. Quando noi diciamo fai una cosa col cuore, mettici il cuore, coraggio, cor agere, agisci con il cuore, butta il cuore oltre l'ostacolo. Pensiamo sempre ai sentimenti, alle passioni. Però per l'uomo della Bibbia e quindi anche per Gesù e per noi, il cuore è il luogo della ragione, quello che per noi è il cervello. Allora per loro era solo il cuore. Ed è bello questa fusione di sentimenti, di passione con la razionalità, con il ragionamento, con la lucidità del pensiero. È bello perché invece noi occidentali abbiamo creato una dicotomia, una schizofrenia, abbiamo diviso, e infatti noi diciamo al cuore non si comanda, che è una sciocchezza assoluta, perché vuol dire che allora sei una banderuola comandata dalle passioni, dagli eventi, dalla chimica. Qualcuno oggi sostiene che l'amore sia solo una questione di chimica. Al cuore Gesù comanda. Il suo è un amore appassionato, eroticamente sincero, perché razionale, fondato su un pensiero ben preciso. Tant'è che Paolo, parlando del sentimento più intimo di Cristo che sgorga dal suo cuore, dice: noi abbiamo il pensiero di Cristo. E come ragiona questo cuore? Questo cuore ragiona in maniera diversa da noi. Lo abbiamo sentito nel primo annuncio della parola di oggi, il libro Deuteronomio, che dice: io Dio non vi ho scelti perché siete il popolo più numeroso, anzi siete il più piccolo tra tutti i popoli. Dal cuore di Cristo sgorga questa logica. Non è un Dio che guarda i numeri. E questo, guardate, ve lo dico da vescovo che gira questa zona pastorale, questa diocesi, ahimè anche la Lombardia. Spesso trovo un clima affaticato, appesantito, a cominciare dai preti, ma anche da tanti fedeli. Ecco, siamo pochi, non c'è più la fede di una volta, non è più come un tempo, una volta sì. A parte che quella di una volta c'è più fede mi sembra una baggianata solenne, perché ricordo ad esempio che più di 100 anni fa, dove c'era più fede, secondo questo adagio ormai ripetuto senza ragione, c'era un prete cattolico che diceva messa da una parte, un prete cattolico che diceva messa dalla parte austriaca, e poi si ammazzavano. Che bella fede, Ma questo ragionamento che fa il libro del Deuteronomio: io vi ho scelti perché siete il più piccolo, per dimostrare che non c'è una logica mondana, una potenza che parte dagli uomini, c'è l'onnipotenza di Dio che stupisce sempre. Certo, pochi ma buoni nel Vangelo non c'è. Tra poco diremo che il suo sangue è versato per voi e per tutti, o per i molti. Comunque è una moltitudine chiamata a questo dono d'amore, a entrare nel cuore di Cristo. Pochi ma buoni non c'è nel Vangelo, ma questa pagina del Deuteronomio ci dice che la verità non si fa a colpi di maggioranza. Una cosa non è vera perché tanti o tutti la credono. La maggioranza ha gridato crocifiggilo. La maggioranza acclama al balcone quando qualcuno grida guerra. La maggioranza non è il criterio di verità di Cristo. Ed è questa anche la verità del cammino sinodale a cui ci invita Papa Francesco. Non è un democratismo idiota, è cercare la verità
del Vangelo per il tempo presente, sapendo che siamo, come diceva anche il suo predecessore Benedetto XVI, una minoranza generativa, creativa, e solo le minoranze creative cambiano la storia. Tutto è cominciato da 12 uomini e noi dopo 2000 anni siamo qui perché lo Spirito Santo ha agito dentro quei 12, quel piccolo popolo, e siamo noi. In secondo luogo, Paolo nella lettera ai Romani ci ha detto che questo cuore ha una cifra sintetica, si chiama accoglienza. Accoglietevi perciò gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi. Il cuore di Cristo è un cuore aperto, è un cuore che abbatte i muri. Chi divide è demoniaco, non viene da Dio. Il cuore di Cristo è accoglienza, anche quando l'accoglienza costa, è difficile, certo. Lo dico sempre, ragazzi della Cresima, è difficile il Vangelo di Gesù, perché è difficile accogliere chi arriva col Mercedes come chi arriva col barcone. È difficile, ma è tuo fratello. E non pensate soltanto alle grandi accoglienze, dove purtroppo i morti in mare continuano ad esserci. Pensate anche a come ci accogliamo noi, gli uni gli altri, a quanto fai tesoro della diversità di temperamento, di carattere, di personalità di tua moglie, di tuo marito, dei tuoi figli, e quanto le differenze non siano un ostacolo per non comprendersi, ma semmai una ricchezza per renderci ancora più fortunati nelle relazioni. Il cuore di Cristo è un cuore accogliente, ci chiede di essere accoglienti. E infine c'è quest'ultima frase del Vangelo che mi fa letteralmente impazzire per la sua bellezza. Questo cuore di Cristo dice: venite a me, venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi. Bello. Ciascuno di noi, se fosse potente, in casa sua invita il meglio, invita i ricchi, invita quelli che hanno un nome prestigioso, invita quelli che possono dar lustro alla tua ospitalità. Invece il cuore di Cristo ci dice: io accolgo voi stanchi, oppressi. Il cuore di Cristo è fatto per essere abitato dai fragili. Questa è l'onnipotenza di Cristo, del nostro Dio. I fragili, i peccatori, i marci della società, finalmente hanno un cuore nel quale abitare. E scusate, io sono contento di questo, perché non mi ritengo meno marcio, meno peccatore e meno fragile di tanti altri. Che bello avere un Dio che ti dice: vieni, io guardo la tua fragilità e nel mio cuore questa tua debolezza diventa una ricchezza inesauribile. Che bello questo cuore, che bello il nostro Dio. Thank you.
Eleviamo la nostra preghiera al Signore. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Donaci un cuore umile che come il tuo sappia accogliere e dare ristoro a chi ha faticato e oppresso. Ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Insegna la mitezza a chi ha ruoli di potere e governa le nazioni, così che la giustizia sia sempre praticata nella verità e nella pace. Ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Rivela i tuoi segreti ai piccoli che ti cercano con cuore sincero, perché possano riconoscerti e testimoniarti nelle vicende di ogni giorno. Ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Lo Spirito Santo, o Padre, ci infiammi di quel fuoco che il Signore nostro Gesù Cristo ha riversato in terra dall'intimo del suo cuore e ha voluto che in noi divampasse per attrarci a Lui che vive e regna nei secoli dei secoli. Scambiamoci un segno di pace. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Grazie. Visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre
prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno alla fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e come il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Ascenda a te, o Dio, come profumo soave, l'offerta che ti presentiamo in onore del cuore di Cristo, perché la sua carità infiammi il nostro cuore e ci conformi a Lui, che vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona, giusta, celebrarti, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Cristo, Signore nostro, innalzato sulla croce, nel suo amore senza limiti donò la vita per noi, e dalla ferita del suo fianco effuse sangue e acqua, simbolo dei sacramenti della Chiesa, perché tutti gli uomini attratti al suo cuore attingessero con gioia alla fonte perenne della salvezza. Per questo mistero di grazia, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo, veramente benedetto sei tu, o Dio, tu ci hai voluto in comunione di vita col Figlio tuo, eredi con Lui del tuo regno, cittadini del cielo e compagni degli angeli, se però conserviamo con fede pura il mistero cantato dalle schiere celesti. E noi, elevati a tale dignità da poter presentare a te, per l'efficacia dello Spirito Santo, il sacrificio sublime del corpo e del sangue del Signore nostro Gesù Cristo, tutto possiamo sperare dalla tua misericordia. Per la redenzione del mondo
egli andò incontro liberamente alla passione che ricordiamo con venerazione e con amore, e per istituire un sacrificio quale sacramento di salvezza perenne, per primo offrì se stesso come vittima e comandò di ripresentarne l'offerta. Alla vigilia di patire per la salvezza nostra e del mondo intero, stando a mensa tra i suoi discepoli, egli prese il pane e, alzando gli occhi al cielo, a te Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e, alzando gli occhi al cielo, a te Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Diede loro anche questo comando: ogni volta che farete questo, lo farete in memoria di me, predicherete la mia morte, annuncerete la mia risurrezione, attenderete con fiducia il mio ritorno finché di nuovo verrò a voi dal cielo. Mistero della fede. Con la tua croce e la tua risurrezione salvaci, o Salvatore del mondo. Obbedendo al divino comando, noi celebriamo, Padre, questo mistero e, ricercando nel convito del corpo del Signore una comunione inseparabile con Lui, ne annunciamo la morte. Manda a noi, o Padre onnipotente, l'unigenito tuo Figlio, tu che ce l'hai mandato con amore spontaneo, prima ancora che l'uomo potesse cercarlo. Da te che sei Dio, ineffabile e immenso, lo hai generato. Dio ineffabile e immenso, a te uguale, donaci ora, quale fonte di salvezza, il suo corpo che ha sofferto per la redenzione degli uomini. Guarda propizio a questo popolo che è tuo possesso e a tutta la tua famiglia che, in comunione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, il Vescovo Luca che presiede questa Eucaristia, rinnovando il mistero della passione del Signore, proclama le tue opere meravigliose e rivive i prodigi che l'hanno chiamata a libertà. Tu che ora ci raduni col vincolo di un amore sincero nell'unità della Chiesa Cattolica, serbaci per il banchetto del cielo e per la partecipazione alla tua gloria con la Beata Vergine Maria, San Giuseppe il suo sposo, Sant'Ambrogio e tutti i santi. Per il Signore nostro Gesù Cristo, nell'unità dello Spirito Santo, a te, o Padre, è l'onore, la lode, la gloria
la maestà e la potenza, ora e sempre, dall'eternità e per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tu hai la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi, regni nei secoli dei secoli. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. La comunione col tuo corpo e col tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Corpo e sangue di Cristo mi custodisca per la vita eterna.
in occasione della festa del Sacro Cuore di Gesù, insieme al Vescovo Luca, anche noi presbiteri desideriamo ricordare insieme l'anniversario della nostra ordinazione sacerdotale. Siamo stati ordinati in giorni, in anni diversi, ma quest'oggi vogliamo celebrare insieme la grazia e il dono ricevuto. Il più giovane tra di noi, 20 anni di sacerdozio, padre Francesco Ghidini, e poi c'è padre Chiodi con i 59 anni di sacerdozio, 20 anni e 59 anni. E quindi vi chiediamo la carità di una preghiera per la santificazione dei sacerdoti. Pregate per noi, come noi sempre preghiamo per voi, per il nostro popolo. E ricordo che oggi pomeriggio concluderemo le giornate eucaristiche alle ore 16 con un'adorazione eucaristica comunitaria che prevede anche una breve processione nel cortile dei padri, dove porteremo Gesù e Eucaristia nella nostra casa, dove viviamo, dove ospitiamo, dove avvengono gli esercizi spirituali. Ecco, momento di preghiera eucaristica oggi pomeriggio alle 16. E infine il nostro vicario episcopale, il Vescovo Luca, mi dà la gioia di annunciare che con il mese di settembre arriveranno nella nostra comunità due nuovi padri che si dedicheranno alla predicazione, all'accompagnamento spirituale dei sacerdoti, dei fedeli, alla cura del santuario. E noi siamo contenti. Si tratta di Don Sergio Stevan, che è nato nel 1957 a Milano, è diventato prete nel 1983 e attualmente parroco e responsabile della comunità pastorale di Giussano e anche decano del decanato di Carate Brianza. E l'altro prete è Don Alessandro Cerrutti. Don Alessandro è nato nel 1980, è diventato prete nel 2011 e attualmente è vicario parrocchiale a Buccinasco. Ecco, già da ora noi accogliamo questa bellissima notizia pregando per questi confratelli. Stasera scriverò a loro dicendo che li abbiamo ricordati, che siamo contenti, che li attendiamo. E grazie all'arcivescovo che ce l'invia, grazie al vescovo Luca che ha approvato anche questa scelta, per cui a settembre li accoglieremo con grande gioia. E grazie al vescovo Luca per questa celebrazione e per quanto ci ha detto. Salutiamo anche il papà e la mamma del vescovo Luca, i suoi parenti che sono venuti a festeggiare con noi gli anniversari. Ci alziamo. Preghiamo. Questo sacramento del tuo amore ci unisca, o Dio, al Figlio che ci hai donato, perché, animati dalla stessa carità, sappiamo riconoscere nei nostri fratelli l'immagine di Cristo che vive e regna nei secoli dei secoli. Beh, questa benedizione vi raggiunga tutti, raggiunga i confratelli con il loro sacerdozio, che è un dono prezioso per la nostra Chiesa di Milano. E questo luogo è un luogo prezioso non solo per la nostra zona pastorale, ma per la Chiesa ambrosiana. E quindi sono contento davvero che siamo riusciti a trovare anche due padri, due preti che si mettono a disposizione anche qui per questo servizio, per questa casa che
ospedale da campo per i fedeli, ma anche per i preti. E quindi voi siete un po' gli infermieri di questo ospedale da campo. E quindi grazie ai padri per la loro testimonianza. Mi permetto, essendo raduno così solenne del santuario, di ringraziare anche la nostra corale, chi serve all'altare, i lettori, il servizio d'ordine, tutti coloro che, anche verniciando e aggiustando le cose, servono questo santuario e il collegio. Grazie di cuore, questa benedizione scenda su voi tutti i fedeli, sulle intenzioni che avete più care. Pensatele un attimo, la mia benedizione scende proprio su quello che volete voi. Sul mio papà, la mia mamma, i miei zii, mia cugina, che sono qua. Sono qui anche dei amici che sono venuti a trovarmi oggi, con me hanno fatto un percorso di recupero in comunità terapeutica, ora sono qui con le mogli che li hanno accolti e dopo anni condividono ancora con me questo cammino, quindi anche su loro scenda questa benedizione. Il Signore sia con voi. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Dopo la processione facciamo una foto prima con i parenti e poi anche con i ragazzi della comunità e le loro mogli. Andiamo in pace!